Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video, ragazzi, vi porto in uno dei negozi di frutta, in realtà frutti vendono più costoso del Giappone, in realtà penso che sia del mondo. Dovremmo comprare e testare alcuni prodotti, alcuni frutti che non so se da noi troviamo, ragazzi, in Italia. Quindi volevo fare questa cosa speciale proprio perché oggi è una giornata piovosa. Vediamo effettivamente se posso comprare e portarmi a casa qualche frutto oppure no, perché sono veramente costosi da quello che ho visto su internet. Il posto in cui andiamo si chiama Sembikia, quindi non lo so sinceramente. Adesso andiamo a vedere i prezzi e vediamo che frutta hanno. Dovremmo esserci, aspetta. Mi sa che qua... Ok, dovrebbe essere questo tecnicamente. Mi sa che ci siamo, ragazzi, dato che è la prima volta che ci vengo anch'io. Non lo so, però vendono alcune cose, quindi probabilmente è qua dentro. Adesso entriamo. Ok, dovrebbe essere questo. Che non so se lo vedete già, ma tipo la frutta è tutta singola. Dovrebbero essere... Ok, queste sono pesche. Questi sono meloni. E mi sa che costano un sacco. Qua vedete che c'è un cestino di frutta. Avocado addirittura, bellissimo. Kiwi, arance. Addirittura questo è il frutto del drago, no? Mele, manghi. Ah, il mango. Chissà com'è questo mango. Poi ci sono i cocomeri. Ma da quello che ho letto ci sono anche i cocomeri quadrati. Sì, in pratica un cestino di frutta così, che ha il frutto del drago, un limone, un melone, sono 20.000 yen. È il melone che costa tanto. Questo viene 10 euro circa. 10.000 yen sono 72 euro. Quindi 7.000 saranno... Questo è da vedere. Un box di ciliegie 16.200 yen. 122 euro per una di queste. Di questi, che poi sono singole, non è tipo un gruppo. Sono pochissime in realtà. Ok, ragazzi, ho deciso quale prendere. Prendo questo box qua sopra perché mi sembra il più completo. Come vedete, ha frutto del drago, due kiwi. Questo, questo, papaya, arance, due arance. E qua dovrebbero esserci dei pompelmi, qualcosa del genere. Adesso vediamo. Comunque, è quello che costa 9.180 yen. It's that one, right? So it's cheaper than that. Sure, this one. Ok, ragazzi, mi ha preso frutto per frutto, li ha selezionati lui di persona, li sta guardando, vedete? E sta prendendo solamente i migliori, scegliendoli appunto da questi qua in display. Ok, alla fine sono 8.640 yen, dopo vediamo con il resto. Ed ecco qua i miei tre box. Penso siano miei, non lo so, forse uno solo è mio, non lo so. Adesso vediamo. Ecco fatto, ragazzi, preso. Adesso andiamo a prendere la frutta economica e andiamo a vedere. Abbiamo cercato nel 7-Eleven, che è anche un piccolo bonus perché qui si possono prelevare soldi con le nostre carte Maestro e Mastercard, eccetera eccetera. Quindi è ottimo anche venire qua, non solo per questo ma anche per i prezzi vantaggiosi degli alimenti. Quindi se serve qualcosa, ad esempio quando siamo in appartamento, qua è il posto in cui prenderlo. E qui è anche uno degli unici posti che ho trovato che ha frutta abbastanza completa, nel senso che altri posti avevano solamente mele e banane. Almeno qua ci sono anche i kiwi per compararli con quelli che abbiamo preso di là, e anche le arance. Quindi adesso le faremo entrambe, li prendiamo e poi vediamo una volta in stanza d'albergo. Ragazzi, una cosa è che le arance si prendono non come in Italia ma con le mani, si mettono nel cestino così e basta, che poi si laveranno dopo. Rieccoci in albergo, ragazzi. Ho preso tutto, adesso andiamo a fare il taste test. Quindi, come vedete adesso, questo è il nostro hotel di Tokyo, che beh, vi farò vedere in un altro vlog, ragazzi, il vlog del Giappone, che farò penso un po' dopo, probabilmente, perché ci vorrà un po' più di tempo ad editarlo. Però questo stanzino è veramente troppo piccolo per riuscire a fare un video decentemente, quindi ho usato questo specchio, ragazzi, per riflettere la mia immagine e farvi vedere tutto. Quindi la borsa di Sembikia con tutta la nostra frutta, che sono tipo 3 kg di frutta, non so neanche come diamine l'ho portata qui. Invece dietro abbiamo questa, che è la frutta del 7-Eleven. Quindi adesso andremo a vedere un po' le differenze, ragazzi. Dato che non so che cosa usare come piatto, provo con questo tovagliolo qua perché non ho sinceramente altro, quindi va bene. Però abbiamo il coltello, che ci sarà molto utile perché c'è della frutta veramente speciale, ve l'ho fatta vedere prima nella busta. Quindi sì, per tagliarla sarà veramente difficile. Penso che dovrò guardare dei tutorial su YouTube su come tagliare la frutta. Comunque, ragazzi, qua dentro, che vi dirò il prezzo, mi pare che siano circa 800-900 yen, e abbiamo comprato un bel po' di roba in realtà. Però quello che andremo a testare noi è solamente l'arancia e anche il kiwi, che la marca sarebbe, adesso ve lo faccio vedere, guardate, mi vedete tipo 80 volte adesso, eccolo qua, Zespri Sun Gold. Questa è la marca del kiwi che andremo a mangiare. Invece le arance non hanno una marca, mi pare, semplicemente
arance. Quindi ragazzi, iniziamo togliendo la prima busta, perché anch'io sono curioso di vedere che cosa, come le ha impacchettate e quanta roba mi hanno messo, perché veramente pesa tantissimo. Infatti continuiamo secondo me a tirar fuori sacchettini e non lo so. Poi qua abbiamo anche addirittura una busta con l'acquisto, che adesso andremo a leggere insieme, vedete? C'è la loro marca e tutto quanto, che sarebbe Neon Bashi, c'è scritto, dal 1834, ragazzi, quindi qui non si scherza. Vediamo che cosa c'è dentro. Come vedete abbiamo le informazioni su tutta la frutta che abbiamo comprato, cioè su ogni tipologia di frutta. Adesso ve ne leggo alcuni. Ad esempio, vedete, questo è il kiwi, è la spiegazione del kiwi. Famiglia Actinidiace, mi pare che si legga così, più o meno. Il kiwi si è sviluppato in Nuova Zelanda basato su una varietà originaria del Yangtze in Cina. Quindi era chiamata tipo uva spina. È stato chiamato kiwi grazie al kiwi, che è l'uccello nazionale della Nuova Zelanda. Comunque ragazzi, voglio prima dirvi una cosa. Innanzitutto sì, la mia maglia è sgualcita. Grazie di averlo notato e scritto nei commenti. Seconda cosa che volevo dire... Questo è il telefono. Non ne ho idea. Il frutto del drago è nativo del Sud America ed è il frutto commestibile del cactus. C'era la papaya, è nativa dell'America Latina ed è disponibile in Giappone ed è importata dalle Hawaii e dalle Filippine. Queste sono le arance navel o navel, non ne ho idea, chiamate così perché sembrano il navel. Adesso devo cercare anche che cosa significa navel, perché non lo so. Sembra che sia l'ombelico, ma... in inglese antico, perché la cima sembra un ombelico. Ah, ecco! Quindi adesso andiamo finalmente nelle buste e andiamo a vedere che cosa c'è e che cosa ci ha dato. Quindi se apriamo la prima busta, che è questa qua, ok, qui abbiamo ancora con l'involucro, guardate qua che involucro, il kiwi. Adesso ve li sistemo qua, vi faccio un b-roll perché voglio farvi vedere benissimo la frutta come l'hanno sistemata. Due kiwi, ok, questo è un pompelmo, un altro pompelmo e questa prima busta è finita. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo, guardate il frutto del drago, bellissimo. Non so neanche come tagliarlo, però c'era scritto, mi pare, nelle istruzioni. Adesso vediamo. Questo è il motivo per cui dicono che sembra un ombelico. Eccolo qui. Ed ecco il frutto della passione. Sapete che prima abbiamo detto un prezzo che era, mi pare, 9180 yen, qualcosa di simile. Quello era il prezzo della scatola, proprio se volevamo la scatola in legno. Ma se noi prendevamo solamente così, la frutta era meno che 8000, quello che abbiamo pagato, insomma. Eccole qua, queste sono le due arance, non so se sono la stessa qualità, non sono uguali, come vedete questa ha una superficie abbastanza liscia, cioè è ovviamente rugosa, però è leggermente più liscia rispetto a questa, che è tipo piena di, guardate il retro, è piena di rughe, se si può dire così. Loro hanno usato il termine ruga, quindi va bene, vedete anche quello che dovrebbe essere l'ombelico, è in realtà qua, lasciamo stare che cosa sembra. Questi sono i kiwi, la differenza, questo è un kiwi giallo ragazzi, che... per ora io ho visto solamente nella mia città. Sembra che tutte le persone che conosco non abbiano mai visto un kiwi giallo tranne a Udine. È l'unico posto in cui ho visto per ora un kiwi giallo venduto, poi sicuramente anche nelle vostre città ragazzi, però non in tutte sicuramente c'è anche il kiwi giallo come scelta. E secondo me è molto buono, è il più buono, è il più buon kiwi perché è molto dolce. Se no c'è questo qua che come vedete è enorme, c'è anche una differenza in dimensione. Quindi iniziamo ad esempio col frutto della passione, che sono veramente curioso di sentire com'è. Quindi lo unboxiamo perché apparentemente si unbox, guardate che roba qua, è tipo polistirolo, ma non è polistirolo, sì, è tipo una specie di polistirolo strano, mettiamolo al centro ragazzi, la specie di diconcina qua, no, no, per favore no, ok, 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 quanto è succoso, ragazzi, diamine, sta uscendo tutto il wow, oh mio Dio, è buonissimo l'odore ragazzi, è qualcosa di stupendo, guardate che roba, oh mio Dio ragazzi, il sapore è assurdo. Non so chi di voi abbia mai assaggiato il frutto della passione, penso in tanti, anche perché in Italia è tipo comune nei succhi di frutta. Deve piacere magari un po' l'asprosità. Guardate, ho fatto tipo un succo adesso. Ok, sentite i semi. Oh mio Dio, ne mangerei 80.000 di questi ragazzi. Ok, quindi se dovete mangiarlo così,
vale forse la pena una volta tanto questo, ma se lo dovete mettere da qualche parte, perché non so quanti sinceramente lo mangeranno come l'ho mangiato io, probabilmente la maggior parte, non so, ne farà un cocktail o qualcosa. Secondo me non vale la pena spendere così tanto per questo, se poi lo si va a mettere da qualche altra parte. Bisogna gustarselo da solo nella sua interezza. Voglio comparare innanzitutto, ragazzi, i due kiwi. Questo purtroppo è un kiwi giallo, ma c'era solo questo, quindi vedete, vediamo, guardate la differenza tra i due, che si vede parecchio. Kiwi giallo e kiwi normale verde. Non ho un utensile per mangiare, purtroppo. Ok, questo è un kiwi secondo me superiore alla media, nel senso, nonostante sia di un 7-Eleven, adesso non so perché è la prima volta che mangio la frutta in Giappone, quindi non so se la frutta in Giappone in generale è molto buona. Facciamo la stessa cosa anche con il kiwi verde, che in realtà lo sto distruggendo, ma voglio sentire il centro perché è una parte buona. Ok, quindi il kiwi mi ha deluso un po'. Mi aspettavo molto più sapore. Tanti kiwi che ho assaggiato avevano molto più sapore di questo. Non dico che non sia buono, assolutamente no ragazzi, però per il prezzo e per la presentazione e per tutto quanto, secondo me non vale la pena. Per quanto riguarda il kiwi, vince nettamente il kiwi del 7-Eleven. Non solo perché è un kiwi giallo, è molto più buono, là non c'erano i kiwi gialli. Non sapevo di poter dare un punto anche al 7-Eleven così sul primo confronto, ragazzi, perché sarà importante anche vedere le arance. Questo non posso giudicare dalla copertina, ma dalla copertina vince decisamente questo. Cioè, di presentazione vince naturalmente quello del Senbikia. Vediamo un attimo qua, ragazzi, di fare una bella sezione al centro di entrambi. Oh mio Dio, sembra quello delle pubblicità. Va bene, lasciate stare che l'ho tagliata male, nelle pubblicità la tagliano molto meglio, ma è esattamente quello che ti aspetteresti da un'arancia. Wow. Vediamo di scegliere l'arancia del supermercato e vediamo com'è. Oh diamine. Guardate ragazzi, non so se lo vedete, ma è tipo secca ormai, direi quasi secca. Diamine, guardate la differenza tra le due. Adesso vi faccio vedere la differenza tra le due e vedete esattamente che cosa intendo. Ecco qua ragazzi i due. Direi di iniziare dal più cattivo, almeno quello che potrebbe essere il più cattivo, quello che sembra più cattivo. Vediamo. Ok, è dura. Si sente che, sapete, quelle specie di contenitori di succo che hanno le arance. Oddio ragazzi, è tutto un altro sapore, ma non è un buon sapore. Cioè, vi giuro. Aspettate, devo riprovare di nuovo perché questa, che è costata un sacco, ha poco gusto. Qui non convengono entrambe. Poi non so se ho scelto io, ho trovato io per caso due partite scrause, però le arance in Italia non le batte nessuno. Ok, quindi frutto del drago. Allora, come mangiarlo? Dividerlo a metà verticalmente. Vediamo di togliere tutta questa involucrino qua che vediamo di dividere. È facile, cavolo, è facilissimo. Oh diamine, aspettate che mi sa che esce tutto il succo che sembrerebbe essere rosso. Guardate, si taglia super facilissimamente. Oh mio Dio! Cosa? Ragazzi, io me lo ricordavo bianco. Guardate che roba, è tipo super rossissimo. Ok, noi adesso vedete che possiamo togliere da qua. Guardate, facilmentissimamente, sembra quasi, cioè si toglie come un avocado. O anche, sapete, i fichi d'India. Quindi c'è rimasta questa sezione qua. Adesso andiamo a assaggiare un bel pezzettino, ragazzi. Andiamo a vedere. Dolce. È molto difficile spiegarvi il sapore di questo frutto qui. Non ci credo. Non so neanche mangiare un pezzo di frutta, cavolo. Non so neanche fare quello. Faccio davvero fatica a spiegarvi il sapore. Dolce ma molto delicato. Promosso in pieno, ragazzi. L'unica cosa che non a tutti piace del pompelmo è che è amaro, ok? Spesso e volentieri magari vi fate una spremuta, dovete metterci lo zucchero. Invece questo, ragazzi, non solo è la cosa più succosa che io abbia mai assaggiato, ma per di più non è amaro per niente. È tipo poco poco, perché si sente che è un pompelmo, ma non abbastanza da essere invasivo e quindi è super super buono. Questo vale veramente la pena. Si beve ogni mattina una spremuta di questo. A parte che servono due spicchi per fare un bicchiere, perché vi giuro sono più buone quando la buccia passa da giallo a verde fino a un colore oro. Prodotte alle Hawaii, vengono dalle Hawaii, non sono geneticamente modificate. Ha dei semi che non vanno mangiati, vanno... guardate che roba. Ok, si vedono ogni tanto in giro, ma non so, non li ho mai usati.
Molto molto dolce. Oh mio Dio, ragazzi, è dolcissimo. Il sapore è a metà tra il mango, leggermente. Il resto è tutto dolce. Veramente buonissima. E penso che sia quel negozio, ovviamente. Però sembrerebbe che si perda un po' sulla frutta normale, ragazzi. I frutti esotici, per quel poco che li mangiamo e per quel poco che ci servono, sono davvero fantastici. Invece la frutta normale, quella di tutti i giorni, arance e mele, sono molto meglio, secondo me, comprarli in un 7-Eleven o un supermercato o soprattutto un fruttivendolo, ragazzi, e troverete la qualità migliore. Detto ciò, grazie a tutti della visione, mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi se siete nuovi sul canale perché i contenuti non mancheranno, ma se siete già iscritti attivate la campanella perché quella vi permetterà di ricevere le notifiche sui nuovi video. Inoltre seguitemi su Instagram, ragazzi, perché lì posterò tutto il mio viaggio in Giappone e i miei prossimi viaggi futuri, quindi potete seguirmi ovunque vado e anche avere queste cose in anteprima. Grazie a tutti, arrivederci. Ecco ragazzi, sono a Ueno ed è esattamente qua che avrei dovuto comprare la frutta, perché come vedete c'è di tutto, molto meglio del 7-Eleven in cui sono stato, però non avevo molto tempo di venire qua sinceramente. Però guardate, anche con i prezzi potete anche vedere e confrontare un po' le cose. Queste dovrebbero essere arance e i kiwi 500 l'uno. Questo invece è il mercato del pesce e frutta e verdura ed è qua probabilmente che si trova quella migliore, immagino, non lo so, però questa è direttamente dalla fonte, quindi... Ah, ci sono anche queste divise in box, esattamente come quel negozio là. Numero da 8, ragazzi, abbiamo vinto $2450, mancano ancora altre estrazioni da quello che ho capito.